Sì, abbiamo fatto misure consistenti e le politiche sulle famiglie sono aumentate, anzi triplicate per quanto riguarda le misure sugli asili nido e sono più che raddoppiate per quanto riguarda i finanziamenti generali dal 2018. Non è più un intervento una tantum, non è un'elargizione, è la presa in carico di tutte quelle che sono le spese legate ai servizi educativi, servizi culturali, sportivi che i bambini e i giovani del nostro territorio fanno. La dote famiglia da oggi è realtà. La Regione ha aperto il portale online attraverso il quale le famiglie con figli minori a carico, con ISEE inferiore a 30.000 euro e residenti in Friuli Venezia Giulia potranno richiedere il contributo che ammonta a ben 500 euro, anziché gli annunciati 400, per ogni figlio. Quest'anno sono 500 euro a figlio, non sono a calare con la moltiplicazione dei figli, ma sono moltiplicati per il numero dei figli. Tengono conto quest'anno sicuramente dell'aumento delle spese delle famiglie per tutti i servizi e accessori legati ai costi dell'energia e alle spese per il costo della vita. È prevista la maggiorazione di 100 euro se nel nucleo familiare c'è una persona con disabilità, mentre le famiglie residenti in regione da meno di 5 anni riceveranno un assegno dimezzato. In mattinata sono già arrivate le prime richieste. Il bonus, finanziato con 24 milioni di euro, servirà a coprire le spese sostenute dalle famiglie sul territorio regionale per babysitter, centri estivi, corsi, attività sportive e culturali dei figli. La domanda va presentata una sola volta l'anno, chiedendo prima la carta famiglia e poi usando il simulatore a disposizione sul portale regionale. Vediamo anche l'importante accesso da parte delle famiglie e soprattutto delle donne madri ai benefici che ha portato anche a ottimi risultati. Basti pensare che quest'anno abbiamo avuto in questo primo trimestre un aumento del 9,7% dell'occupazione femminile rispetto al 2019, quindi addirittura pre-pandemia.